proprio giustamente dici, noi vogliamo tenerci un po' tutto, noi vorremmo un mondo in pace, certo vorremmo, chi non vorrebbe un mondo in pace, però vogliamo anche sfruttare la maggior parte delle risorse del mondo e dei popoli che sfruttiamo lo accettino con simpatia e una certa dolcezza e lucidità. Vogliamo fare un sacco di soldi con il traffico d'armi, però non vogliamo che poi la gente che scappa da quei paesi dove le armi si usano venga a bussare alle nostre porte e ci metta a disagio i nostri parchi cittadini. Quindi sì, penso ci sia un po' un'ipocrisia di fondo e un doppio standard. E anche quello che diceva prima, il doppio standard per cui gli extracomunitari non sono mica gli svizzeri, i norvegesi, gli americani, quando pensi agli extracomunitari che vengono a fare i padroni a casa nostra, ecco, magari pensi a un popolo sfigato nel parco e nessuno ne ha in mente gli extracomunitari americani e le loro 70 testate atomiche che stiamo custodendo per loro nella soffitta. Perché invece quando mi dicono gli stranieri che vengono a fare i padroni a casa nostra, penso sempre a quelle 70 bombe atomiche lì che abbiamo, testate nucleari che abbiamo nel nostro paese. Però è una cosa interessante che è andare a cercare, non so se un punto di incontro, ma quantomeno cominciamo con un dialogo, e il dialogo deve essere per forza con chi non la pensa già come noi, perché altrimenti non andiamo molto lontano. Esattamente come la pace la devi fare col nemico, non si fa con l'amico la pace. Quindi qualche anno fa si diceva, qualche anno fa ci sono grossissimi scandali perché diceva, ah, come stanno negoziando, gli americani stanno negoziando con i talebani? Già, come qui ci hanno già negoziato, non è che stanno negoziando un po', ma è ovvio che con il nemico devi negoziare per poco, pieno di cose. Questo a livello, diciamo, a livello qui sì, bisogna andare a cercare chi non la pensa ancora come noi, che secondo me è il limite principale, no? Il limite principale che io ho visto nel mio lavoro di attivista per la pace, di divulgatrice di pace, che non sempre a parlare con quelli che la pensano già come me. Allora magari per fare una conferenza da 300 persone me ne fanno una dopo su 700 persone e sei contento, ma sono comunque 700 persone che la pensano come me. E allora ragazzi abbiamo un problema, secondo me. È importante trovarsi tra di noi, è importante parlarsi tra di noi, è importante marciare insieme, perché comunque anche nel momento in cui ci guardiamo negli occhi e diciamo sono solo, cacchio, guarda, pensavo di essere una sfigata, siamo in due sfigati invece. E delle nostre sfighe possiamo dire, quindi è importante questo momento qua, ma il vero salto ce l'avremo quando, come? Non lo so, io ci sto, è una delle cose su cui ragiono più intensamente, il vero salto sarà lì, quando smetteremo di parlarci al nostro interno e troveremo le chiavi per andare a parlare con chi è lontanissimo da noi, per scoprire magari che poi è lontanissimo da noi semplicemente perché gli mancavano dei pezzi di informazione, eccetera. O magari a volte sarebbe bello per scoprire che anche noi avevamo dei dubbi e delle cose da mettere, delle certezze da mettere in discussione, perché un'altra cosa in cui andiamo fortissimi noi buoni è essere talmente certi di essere buoni da ogni tanto essere anche un po' accecati e scegliere situazioni del mondo che ci provano. Questa è evidentemente la strada dell'autocritica, abbiamo Ma sono tra di fatto, ma tanto siamo tra di noi. Perché la pensiamo già lo scorso.